Happy birthday to mamma. Buongiorno. Oggi è il compleanno di mamma. Il mio compleanno. E guardate che c'è qui. Sarraimi che ha abbaiato questa notte. Ha abbaiato e mi ha pure svegliato. Aiuto Raini. Ok, sono in condizioni disastrose, però sono giustificata perché oggi è il mio compleanno. E ecco, scusate, per chi me lo chiedesse, non sono tipo che non dice l'età. Assolutamente, non me ne può fregare di meno. 51! Esatto, oggi faccio 51 anni e quindi più di mezzo secolo. A 100 anni, adesso me ne mancano 49. Prima me ne mancavano 50, era a metà. Allora, 100 anni è un secolo. Allora stai diventando. Sì! Yeah! Adesso vi faccio vedere come andrà questa giornata. Dai, resta 100 anni! No, allora, ancora non ho 100 anni, mancano 49. Facciamo un vlog di questa giornata. Così mi accompagnate nella giornata del mio compleanno. Dovete sapere che Melissa dorme con me. Dorme con me quando so. E poi do i calci. E si mette per orizzontale. Fai vedere come ti metti per orizzontale. Ecco, così. In genere poi si mette così. Io. Appena svegliata, che stavo dormendo qua, ci sono tornata zompettando e quindi stavo dando i calci a mamma. Esatto, mi riempie di calci, piccoli panna, ma mi riempie proprio. Sì. Raini invece piange. E Raini piange, cioè Raini a un certo punto di notte prende e piange, perché si vede che perde il ciuccio e piange. Questa cosa bisogna risolverla. Io non ce l'avevo più il problema dei bambini che piangevano di notte. Adesso devo svegliare per lei. Il problema dei cagnolini. Là c'è un acerrimo nemico dei cagnolini. E tu? Ehi, tu? Ehi, ma tu gli auguri a mamma non li fai? Nego, è il compleanno di mamma. Nego. No. Gatto, vieni qua, capocciata. Aspettate. Gatto. Nego, fai gli auguri a mamma. Nego. Vieni, ancora. Fai gli auguri a mamma, tanti auguri. Ecco, capocciata. Capocciata. Per me una carezzina va più che bene. Ecco, vuole fare una cosa. Cioè, chiaramente, ecco, vuole questo. Cioè, vuole uscire. Ecco. Comunque, ti sei messa gli occhiali. Vuole uscire. Tieni. Ecco. Tieni. A posto, altro che compleanno di mamma, con gli interessa uscire. Se mi sono persa gli occhiali, mamma, sono veramente inguardabile. Comunque, va bene. Però perché a Nego non interessa? Perché Nego è un gatto. Il bello e il brutto dei gatti è che i gatti sono un po' così, come si dice? Solitari? Sì, indipendenti, poi non è vero perché non è che pure molto coccolone, in genere non hanno tutta questa voglia di stare là a fare nucleo familiare. No, Neko è coccolone, amorevole, gli piace essere abbracciato, coccolato, però di prima mattina non gli devi chiedere niente, è come io che devo prendere subito il caffè. Di prima lui, mattina, che deve... lui deve uscire. Che ne so, lui deve uscire. Adesso continuiamo la giornata. Ci alziamo, Melissa va al bagno, io le vado a preparare la colazione e mi preparo pure il caffè a me. Voi volevate il room tour della casa? Non lo avrete, perché questa casa è un disastro. Ok. Accendiamo questo per prepararci un caffè. Poi per Melissa prepariamo
uno yogurt, questi qua, Kit Kat, e poi le prendiamo un Actimel, poi biscotti e acqua. Ok, adesso mi scelgo la tazza per il mio caffè. Questa è di Your Name, che poi la maggior parte sono un po' così, queste sono di Melissa, questa è di Ponio. Prendo questa qua, questa dei miei nipoti di Natale 2021. Eccola qua. Qui abbiamo una bella cuociriso. Questo è stato un acquisto veramente, veramente utile, perché noi ci facciamo il riso un po' stile giapponese, a dire la verità, però ne facciamo tanto e quindi la cuociriso è fondamentale. Ecco qua. Mettiamo pure lo zucchero. Eccolo qua. Ecco qua. Siamo questi. Ecco qua. Ok, ora io mi prendo il caffè e vado al bagno. Ci vediamo dopo. Ok, e mentre Melissa fa colazione e guarda i video su YouTube, io anche il giorno del mio compleanno controllo il nostro canale. E siamo arrivati a 46.900 iscritti, quindi siamo quasi a 47.000. Quindi questa live si avvicina sempre di più, perché vi ricordiamo che a 50.000 iscritti faremo una live. In che senso? Mamma è figlia alla riscossa. Mamma è figlia alla riscossa, perché non sapevi che c'era scritto sul tuo canale. Nico! Continua questa giornata, questo vlog di questa giornata. Guardate che occhi, non mi sono neanche struccata ieri sera. Certo, andare su YouTube con questa faccia. Vabbè, c'ho 51 anni, quindi non mi vergogno. Insomma, è tutto normale. Però mi manca una figlia all'appello, che ancora non mi ha fatto gli auguri. Mami. La vogliamo andare a svegliare? Sì. Andiamo a svegliare tutti insieme. Vado io. Piano piano, però, perché sennò si innervosisce. Per rimanere nervosa tutto il giorno. Lo so, ma non si svegliava. Lo so, ma non è che sì. Devi fare gli auguri a mamma. Allora, a mezzanotte, tu sai che bella che ha dormito. Lo so, certo che dorme a mezzanotte, c'ha 51 anni. Sì, ma era appena... No. No? Riprendiamo l'armadio. Buongiorno. Va bene. Quindi abbiamo svegliato pure Noemi. Che prima che si alzerà, ma ci vorranno 3 ore. Seduta sul letto di Noemi, non riesco ad alzarmi, ma mi spinge via. Chiudo! Ecco qua, questa è la stanza da letto di Noemi, che una volta era un salone, ma è diventata la sua camera. Vabbè. Se non mi lascio il letto di sopra.
Sì, perché Melissa è un po' invadente. Esatto, Melissa è un po' invadente, va bene. Continua questa giornata. 10:51 anni. Sono arrivati i fiori. Belli, belli, belli. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo... Ma guarda che il video è iniziato da stamattina quando ci siamo svegliate. Ormai è partita. Ok, continua. Vabbè, happy fail. Questa continua la giornata, andiamo al giapponese. Buono il gamberetto. Sono più grande di te. Guarda, è piano. Scotta. Cosa scotta? Meno male che sto mangiando la cosa mi scotta. Quello che fa SpongeBob quando ride è quello che fa pure Melissa. Lo sai chi fa SpongeBob? Sì, è il doppiatore di Barney. Dio, mi c'è il male. Dio, mi c'è il male. Stoppare la registrazione. Che cos'è? Cici. Che sei? Beve Melissa. Bello. Si è persa una mano però. Ok, siamo tornati a casa. Abbiamo fatto il nostro pranzo al giapponese. E adesso io mi preparo delle belle pannocchie al vapore. Le riscaldo al microonde e me ne mangio. Per questo mio compleanno è tutto. Grazie a tutti per gli auguri, me ne sono arrivati tantissimi. E ci vediamo al prossimo video. C'è Melissa che saluta. Vieni qua, vieni a salutare. Iscrivetevi al canale se vi va. Lasciateci un mi piace. Attivate pure la campanella così vedete i nostri video. E boom. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. Iscrivetevi nei commenti, tanti auguri mamma. Tanti auguri mami. Ciao ciao. Happy birthday to me. Happy birthday to me.